Siamo stati onorati di essere oggi stati invitati qui per poter ritirare il premio a Chiocciola d'Orange, che riesce oggi a coronare quello che è un nostro voler esprimere in senso di comunità e di una filosofia del vivere lento, del vivere in maniera di un sentore importante di comunità, e l'abbiamo voluto esprimere tramite il campus estivo che abbiamo organizzato per i ragazzi in un periodo surreale, in un periodo nella quale purtroppo i ragazzi hanno dovuto vivere chiusi all'interno di quattro mura. Abbiamo voluto attenzionare questa particolare situazione e abbiamo voluto lavorare sulla progettazione di un campus che potesse dare sfogo alla creatività, alla vivibilità e alla socialità di tutti quanti i nostri ragazzi che oggi riescono a riappropriarsi del territorio, con un'attenzione particolare, un focus particolare a quei ragazzi che vivono la disabilità come purtroppo durante tutto il periodo della loro vita, perché sono loro i primi esposti in questa situazione di pandemia globale. Ecco perché il progetto del Campus Estivo 2020 è nato proprio per far riappropriare di questi spazi tutti questi ragazzi. L'onore per noi è stato quello coronato da questo premio internazionale che naturalmente va a glorificare quelli che sono tutti quanti gli sforzi che abbiamo sostenuto per poter presentare questo grande progetto.